sorprese, veramente delle sorprese. Certo, ma oggi c'è una grande novità. E Nikki, che sbirci, apriamo ragazzi. La scatola delle sorprese. Nella stanza delle sorprese. Ragazzi, non si tocca. Perché questa scatola va alimentata, vedete, ha un imbuto, dentro non si vede niente, ma ha bisogno degli ingredienti. Ho capito, si mettono qua dentro. Bravissima. E dove sono? Dove sono? Ce li ho io, ragazzi. Allora, questo è il Nikki ingrediente. Ingrediente. È perché uno. Dinosauri. Metti dentro, metti dentro. Le fragole? Le fragole? No, per te Matti c'è questo ingrediente. Dall'altra parte. Slip. No, slip! Slime! Slime, Mati! Metti anche quello. E per me è un ingrediente? Certo, ecco l'ultimo ingrediente. Il Play-Doh! Sì, il Play-Doh. Subito che metti dentro. E adesso, sapete come funziona la macchina? No. Bisogna fare, il togli l'imbuto, sì. Il... giro di scatola! Grande! Si mescolano anche. È vero. Mescoliamo gli ingredienti. Oh. Pronti? Oh, apri, apri! Ragazzi, il Play-Doh Dino Crew, sì, la banda dei dinosauri. Ma il bello è che c'è lo slime idroglitz. Faremo eruttare veramente, Matti già si prepara, ha sentito slime, anche Nikki. Faremo eruttare un vero e proprio vulcano. Ho capito, prima ci sono questi uova, dopo li metti dentro e esplode. Uova, sì, no, però ci sono le uova. Guardaci. Arrivano, eccole Ale, apri. Sono esplosa come un vulcano. Matti esplosiva, siete pronti? Sì. Occhio che esplode. Uova! 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 Quante? Ma che belle, ma che strano colorato. Le uova. Uova. Le uova Le uova di Cop. Ma guarda il vulcano. No, vabbè, è una cosa epica, ragazzi. Epico! Ma come lo stampino T-Rex è adorabilissimo. E le istruzioni. Epico! Che vediamo epico, che vediamo al volo, perché adesso ci giochiamo dal vivo. Guarda quanti passaggi! Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Sono tantissimi! Avete visto che c'è anche il reperto archeologico? Dinosauro. Bellissimo, la testa di T-Rex. E là cadrà la lava, papà. Si aprirà, immagino. Cosa? Cadrà la lava. Ah, è vero, sì, da qua esce la lava. Perché praticamente questo c'è la gatta da qua. Quella dopo la lava si scenderà da lì e colerà. E colerà slime, che idea geniale. Quello pterodattilo dove va? No. Carino, ma e poi è pucciosissimo. Che non è un po' pericoloso? Ah, che carino. Lo scheletro di T-Rex che si può montare. Stai già iniziando a cipollare, Mate. Ragazzi, voi siete pronti? Pronti, pronti. La nostra isola dei T-Rex. Aspetta, Nicolò dice che manca un dettaglio. Qual è? E questo cosa serve, quindi? Va messo alla base dello stampo. Ovvio, il punto 12, guarda. Ok, ci sono troppi capito. Ponti. Sì? Poi, se togli il tappo, poi il dinosauro lo metti qua. In posizione, sull'isola. Ma serve lo slime. Farla funzionare. È super idroglitz. È quasi bronzato. C'è qualcosa? Gli ossicini. Ah, ci sono gli ossicini. Si trovano anche i reperti. Prima si toglie la testa. Vai, Mati, con la colata. Ragazzi, che fauci. In uno dei due rossi, qua c'è scritto che dovresti trovare gli occhi. Gli occhi? Guarda, è questo, guardate. Veramente, sì, sono quelli? Sì, ma prendiamoli quando cola, dai. Bella, bella idea. Vai, metti tutto dentro. È proprio melmoso. Vai di testa. Vai, Mati, schiaccia. E un'elica ci porterà su la colata. Sono proprio curioso. Non bisogna mai smettere. Vai, continua Matti, come un motorino. Sta salendo. Oh no, sta scendendo. Come sta scendendo? Gira. Ci vuole un movimento veloce allora. Forza vulcano. Veloce, veloce, veloce. Arriva l'eruzione. Arriva ragazzi. No, momento epico. No. Funziona. Meraviglia. Grande colata. Sta arrivando un ossicino. Bene, noi vogliamo l'occhietto. Beh, lo sto risucchiando. No, ma che bello. Scende, sì, devi continuare, Nikki. Forza, forza, non smettere, non smettere. Un occhio, vai, Mati. Veloce, veloce, prendilo, Mati. Ah, lo incastoneremo nel T-Rex. Che poi, un dettaglio bellissimo. Vedete, questa è la coda. Qua, vedete, c'è proprio tutto il corpo. Per finire sulla testa. Piccoli archeologi,
incastonate gli occhi. Sono occhi furenti, ragazzi. Di chi è abituato a mangiare lava a colazione? Guardate che bella colata! Sei una vulcana! C'è un laghetto di lava, dai! Il laghetto? Dove lo fai il laghetto? Qua. Qui sommerge gli altri resti. Ui, bellissimo. Che si può far finta che sotto c'era un dinosauro? Grande scoperta. Guardate che coraggioso, ragazzi. Metto le mani. Oh. Hai visto, Ale? All'interno del vulcano estraggo l'elica che serve... A mano di lava a portare sullo slime. Guarda, ma anche qua, a pulire il vulcano. Bellissimo. Non so se metterci il dito perché scotta, scotta. Oltre a essere ma bello, guarda, questo slime, aprire questo qua, quello dorato, così possiamo fare il T-Rex dorato. Ti prego, guarda la bava. Guarda adesso, È spaventosissimo. Vediamo che succede. Schiaccia. Ragazzi, mi sa che serve più sostanza. Vai, più sostanza. Marrone. Vai. Ah, la mano bronzea. Ci riesco, eh? Ah, sì, ci vuole pazienza. Davvero archeologo. Una giuntina non fa male. Vai, palmetta. Schiaccio. E vediamo se arriva. Si è alzato quello dorato. Guarda la bolla di lava. Sta bollendo. Incredibile, ragazzi. Occhio che quando spingete... Ah, cos'è successo? Ci sono delle piccole fuoriuscite di magma. No. Per fortuna sono tutte pulibili e recuperabili. No, ho preso un pezzo. Dimmi che ci sono altri dinosauri da scoprire. Se crew vuol dire che ci sono altri personaggi. Tipo? Il T-Rex è adorabile. Oh, fa che versetti. Sì, mangia. Quando abbassi la sua incredibile mandibola. Ma non c'è solo lui, no, per far le strisce. C'è anche lo pterodattilo, sì. E possiamo decorarlo alla grande. Siete pronti a fare il giro di scatola? Sapete che anch'io una volta ero così? Sì, un po' più incicito. Nicky ti ha fatto un ruttino addosso. Eccolo qua. La famosa zampa. Papà, c'è il tuo colore preferito. Ehi, non voglio niente, aiuto. No, attenzione. Ecco, lui è il fratellino di lui. Cari. Sono adorabili. No, ma che bello. E anche qua ci sono le uova, Ah sì, quindi qua dentro ci sarà non slime, ragazzi, sente dal peso, ma proprio Play-Doh da modellare. No, dovrebbe esserci anche il suo nido. Guarda, Davide, c'è la tua funzione preferita. No, fa la cacca. Io adoro i giochi che fanno la cacca. E anche il giallo. Sì. O lo prendi così. È un po' arancionoso. O lo prende qua. La pancia. Oppure, ragazzi, gli facciamo fare la cacchina. Allora, montatelo, forza. Ecco le istruzioni. Dovete mettergli le zampe. E tu ci aiuti, scusa. Ah, certo che sì, ragazzi. Poi bisogna fare un serpentino. Sono molto bravo. Darglielo da mangiare. No, ragazzi, muovendo le zampe, lui digerisce. Funziona. La bocca si apre e si chiude. E nel frattempo entrerà la pasta. Ragazzi, perché non gli diamo da mangiare? Gli entra aria a far ruttino. E qua ci sono decorazioni dappertutto. Hai visto il pesce preistorico? Famosissimo. Ci sono dei mini dino. E anche la base ha uno stampo. La base è il nido. No, che forza. Ecco. Ma la bocca era aperta prima. Il salamino è pronto. Grazie, chef. Possiamo darglielo da mangiare allora? Sono proprio curioso. Allora, lo potete anche alzare, Ale, sai? Perché ho visto che se fai così, le zampe sono articolate. Sembra che abbia una lingua immensa così. Mangia, mangia, mangia. L'ha già fatta! Grandissimo! Aspettate, si è rotto! Devo andare proprio dentro il suo. Sì. Guardi. Aum, aum. Guarda che caccone. Come sapo... Ragazzi, l'ha fatta pesante. L'ha fatta preistorica. Si può colorare anche il pancino. È vero, la cacca che non è uscita è rimasta lì. E quindi possiamo decorare, oltre che la superficie, le strisce, anche il suo pancino. Ma io lo adoro troppo con la lingua di fuori, mi piace un sacco. Guarda cosa serve questo. Cosa serve? No, si apre lo sportellino, fa il cacchino. Qui ci sono le formine, ad esempio per fare le ossa. A lui piacciono molto le ossa. E anche... Aspetta, Nicky. Sotto le zampe. Sotto le zampe, i resti fossili. Un dinosauro. C'è anche l'uomo primitivo. Sarà un ominide. Un austro. Cosa sarà? Credo nessuno, perché non sono vissuti con i dinosauri. Hai ragione, Nicky. Ottima risposta. E qui stiamo facendo il nido. Oh, che bello! È puccioso anche questo. E arcobaleno. Bello, Mati. Si è mangiato un osso. Veramente? Direi che gli è piaciuto. Se lo tiene in bocca per bene. Se lo mangia.
Gli è piaciuto. Eccolo nel pancino. Anch'io la lingua gigante. Oh, non riesco. L'hai persa la lingua. Non riusciva a volare. Come diceva l'antico detto della preistoria, sì. Non c'è due senza tre. E allora ragazzi, vi non presento. Non c'è due senza uno. Quello è sempre che mangia. Sì, vi presento il brontosauro. No, che bello. Ha un collo lunghissimo che servirà per le decorazioni. Giro di brontosauro, apriamo. Guarda, esce dall'uovo? No, non ci posso credere. E a pezzi poi. Allora, fuori il corpo. Credo che c'è la schiena. Fuori la testa. La base. Ah, la coda si muove. Fa sfidare. E c'è anche l'ovetto, ovviamente con la pa... Ecco l'ovetto! Un pino di decorazioni. E la testolina. Ma che bello, si può mettere sul gelato, Ale. È fortissimo. Mi gira la testa. Sono Bicolor. Ma dicevo, ma... Qua c'è... C'è anche il mio giallo, sì! Guardate! Qua è la pancina! Ma perché cresce? Come cresce? Sì, sì, adesso è nell'uovo, è piccolino. Oh, che carino! Poi lui esce dall'uovo. E come esce dall'uovo, ragazzi? Istruzioni. E guardiamo al volo. Ci giochiamo dal vivo. Guarda come esce dall'uovo. Dondola. E sta per nascere un piccolo brontosauro! Ma poi indovina lui... dove è il viola? Di qua, mi hai fatto lo scherzetto. Dove? Qua? No, quello verde. Qua? Sì. Dov'è quello verde? In quello viola. Vediamo. Mi ha fatto lo scherzetto. Sì! Ma guarda cosa ho scoperto. Si mette il Play-Doh. Ah, quindi è un io funzionamento... Pompo... Al contrario. Al contrario rispetto al T-Rex. Qua esce. E lui poi... Qua entra. Piano. Beh, però anche qua potete decorare. Cresce, vedi? No, beh, ma stupendo! Si allunga il collo! Che forza, vai Matti! Ancora un po' ancora di un viola pochino. Vai! Dopo te metti 3 anni! No, ma che forza! È bellissimo! Ancora! Sì, ancora di più! Vai! Vai Matti! Oh, è piaciuto troppo! Facciamo anche questo! Ma non vuoi esagerare? Mi gira un po' la testa. Aspetta che mi metto un osso in più, così sto in piedi. No, che forza! Ecco. Bella idea! Ancora! Ma come ancora? Sono altissimo! Ciao T-Rex, sono più alto di te! Ma il T-Rex... Ah. Guardate che belle le decorazioni che sta facendo Nicky! Aiuto! Bellissimo. Ah. Mi sono tornata cercando di fare... le scaglie e c'era lo stampino. Ah, vedi? C'è vero lo stampino per le scagliette sul letto. Sì. Anche qua possiamo decorarlo. Vedo un tema molto l'uovo. Molto floreale, dato che è un erbivoro. Sì. No, anche le zampette! Mm-hmm. Una coccinella! Preistorica. Sapete che un si ragno può decorare l'uovo? Sì, anche l'uovo si può decorare. E l'uovo ha un sacco di fiori preistorici, piante, le mitiche felci preistoriche. Anche qua possiamo fare le scaglie più grandi, Nicky, hai visto? E questo, no ragazzi, ha la cravatta preistorica. Ma che carino. Vediamo. Sì, vedi? Carino. Viene così. E stavamo dimenticando la cresta. Anche no. Eccoci. Stupido. Ale, fallo vedere anche a Elsa, non solo Anna. Gira. Ok, no, si sono snoppiate. Amico T-Rex, se non mi mangi ti do questo assaggino. Grazie. Ma che carini che siete. Ti prometto che non ti mangerò. No, ma mi piace l'erbetta. Perché la bocca del brontosauro si apre e si chiude. C'è la sfilata dei dinosauri. Io mi vesto così. Ma che eleganza! Nessuno aveva inventato l'idea di mettersi la cravatta al contrario. Ma è geniale. Si possono mettere poi le striscette come decorazione. No ragazzi, è molto bello. Vi voglio vedere finiti. Voglio incontrare la mia fidanzata Saura. Che sarebbe il dinosauro. Che sarebbe il T-Rex. Ragazzi, questo è uno scoop. È uno scoop. Non è che hai la testa un po' all'incontrario? È uno scoop. Sono innamorata. Ecco a voi la sfilata. Guardate, questa qua è la lunga... È la lingua più lunga del mondo. Ma assurdo. Ah, si è spezzata. Ma assurdissima, ragazzi. E poi quella non so cos'è. È super originale. E il tuo pterodattilo? Hai visto che carino che è Matti? Allora, sta prendendo un ossicino. Hai visto che lingua lunga? Ha il cappello. E questo qua è il mantello, perché è super pterodattilo. Io ho visto dove è il cappello. Ma senti, il tuo amichetto T-Rex come sta? È bellissimo. Ma è bellissimo! Però continua a mangiare, se uno continua a mangiare poi... Oh, che cos'è quella cosa lì dietro? No, è la cacca più lunga del mondo! Ragazzi, allora, ha mangiato pomodori, carote gelato al puffo,
E poi carota ancora e pomodori. Sì. Ma però il bello sono le decorazioni. Guardate! Hai fatto anche il pancino. Guardate, ragazzi, non togliete il capello perché sennò... Ah! Cosa è successo al mio pterodattilo? Per sbaglio il T-Rex ha fatto la cacca anche lì. No! Fermate quel T-Rex. No, cioè quel T-Rex. E voi ragazzi, fateci sapere sul nostro profilo Instagram GBR qual è il vostro preferito. E se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione. E non usate le facce dei T-Rex come collane. No, soprattutto se avete un amico come T-Rex. Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao!